Buongiorno ragazzi, ed ecco qua finalmente gli autovelox. Allora, come facciamo a scaricare gli autovelox dello SMEG? Sia più che i V2 e anche lo SMEG normale, ok? Allora, attendiamo qua sulla destra, vedete dove c'è scritto i secondi che sono finiti avanti. Consenti. Ed ecco qua che ci dà il bel file, mettiamo poi su scarica, aspettiamo un attimo ed eccolo che lo sta scaricando, ed eccolo qua. Ok, mi raccomando, io sto usando Google Chrome. Una volta scaricato il file, lo vediamo sul desktop, clicchiamo il tasto destro, estrai file, facciamo ok ed ecco che ci dà la cartella. Se noi l'apriamo, ecco qua, vedete che all'interno trovate questo. Prendiamo la nostra chiavettina USB, mi raccomando, non troppo grande, quindi per questo basta anche 2 giga, 4 giga, 8 giga, non mettetela solo più grande di 32 o 16, perché così almeno siete tranquilli, perché non tutte vanno. Andiamo quindi a recuperare la nostra chiavetta. Una volta che mettiamo la nostra chiavetta, comparirà ovviamente nel computer, tasto destro, facciamo formatta, FAT32, avvia, formattazione veloce. Ok, è andata, come vedete adesso è vuota. Apriamo la nostra chiavetta. Apriamo la cartella con i file, li facciamo diventare tutti blu e li trasportiamo nella nostra chiavetta. Voilà, una volta finita la chiavetta, quindi che ha copiato tutti i file, ci richiamo in auto e andiamo a vedere il passaggio in auto. Sono in auto, autoradio accesa, ok, chiavetta pronta, lo mettiamo nella USB. Attendiamo un attimo ed ecco che compare la scritta dove dice appunto aggiornamento. Controllerà un attimo la chiave, ecco, ci dirà se vogliamo aggiornare. Quindi mettiamo di sì, aspettiamo qualche minuto, ma neanche un attimino, e come potete vedere gli autovelox praticamente sono quasi installati. Ancora un attimo che manca un pezzetto. E voilà, aggiornamento riuscito. Abbiamo gli autovelox aggiornati. Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!